Prova a pensare per un attimo se nella tua vita ti manca qualcosa, ti manca una relazione, ti manca una casa, ti manca un lavoro, ti manca uno stipendio, ti manca il cibo, per esagerare, ti manca l'energia, ti manca la vitalità. Dove ti porta la tua mente? Ti porta nella mancanza. E qual è l'opposto della parola mancanza? Abbondanza. Ma se io sto nella mancanza, dove andrà la mia energia? Dove andrà la mia focalizzazione? Dove andrà tutto il mio sapere? Dove va tutta la mia intelligenza? Va in prima fase nel cervello rettile, quel cervello rettile antico che portiamo avanti da millenni, che non possiamo slegarci perché l'origine è la sopravvivenza, l'origine è avere una casa sopra la nostra testa, l'origine è avere delle relazioni, l'origine è avere salute, l'origine è avere degli atti di produzione, procreazione. Se ci mancano queste quattro caratteristiche semplici, basilari, la nostra mente va in cortocircuito, quindi va in protezione e quindi non riusciamo più a decidere e agire sulla parte logica ed emotivamente siamo abbattuti, quindi la parte emotiva va verso il basso e dove andiamo a portare attenzione? Ancora una volta su ciò che ci manca, quindi la nostra mente è un grande alleato perché ci protegge dalla sofferenza, ci protegge dal dolore. Anche quando ci sono delle diete drastiche, togliamo l'abbondanza. Anche quando portiamo il nostro corpo in sofferenza, togliamo dal dolore, vogliamo uscire dal dolore per entrare nel piacere. Quindi attenzione perché abbiamo una parte dominante dentro il nostro cervello che è il cervello rettile. Quindi quando portiamo in assetto, in allineamento, la parte rettile della nostra mente, riusciamo a tergiversare questo aspetto perché lo mettiamo in sicurezza e riusciamo sicuramente a fare delle azioni a livello logico, a livello emotivo, molto più facili. Perché? Perché immagina per un attimo, se tutti i giorni ripeti dentro di te, mi manca quella relazione, mi manca quel lavoro, mi manca quello stipendio in più, quelle 100 euro in più al mese che mi permettono di iscrivermi in quel posto, di fare quella cosa, di fare quello che mi piace. Vai nell'abbondanza. Allora, vai nell'abbondanza, cambia le tue parole. Oggi inizierò ad attivarmi per portare maggiore ricchezza nella mia vita. Oggi attiverò la mia mente, la mia coscienza, il mio intuito nel portarmi nella direzione giusta. Oggi desidero e voglio che la mia vita mi porti abbondanza e ricchezza nella mia quotidianità. Come cambia la tua vita se inizi a cambiare le tue parole ingannando nel modo positivo, nel modo giusto e poi devi farci qualcosa, non solo a livello mentale come ci ha insegnato il documentario The Secret che ci dice basta che tu pensi, basta che tu visualizzi, allora otterrai quello che tu hai immaginato. In parte sì, in parte no, ma bisogna fare delle azioni concrete. Qual è l'azione concreta oggi che ti permette di avere quelle 100 euro in più al mese? Parti da lì, parti da piccole azioni che ti aiutano ad essere verso l'abbondanza e non verso la mancanza. Più ci spostiamo verso la mancanza e più porterò mancanza nella mia vita. Quindi nel tuo taccuino, nella tua agenda, scrivi quello che vuoi ottenere, quello che hai già ottenuto, quello che hai già realizzato. Io ho una casa, ho un frigorifero che funziona, ho un letto comodo, ho delle lenzuola pulite, stai anche dalle cose semplici nell'abbondanza. Ho la possibilità di vedere internet e guardare questi video e magari leggermi un libro o guardare un audio, video corso, qualsiasi quello che stiamo facendo insieme. Stai nell'abbondanza, anche questi video fanno parte di abbondanza perché sono regali che ti arrivano e utilizzarli a nostro favore, a nostro vantaggio, creano veramente forza e vitalità perché forza e vitalità generano veramente un cambiamento trasformativo nella nostra vita.